Sono Ari Gottfried, ordinario di produzione edilizia, titolare della cattedra di ergotecnica edile alla Facoltà di Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano. Con oggi iniziamo il corso e quindi nell'introduzione vorrei enfatizzare, far capire agli studenti dei corsi di Ingegneria Edile e Civile qual è il contenuto e quali sono gli obiettivi attraverso i quali vogliamo appunto spiegare argomenti che di solito sono di conoscenza non abbastanza approfondita o comunque non sono ancora entrati nella coscienza e anche mentalità degli operatori del processo edilizio. Gli argomenti trattati attraversano un po' tutte le fasi del processo edilizio e in particolar modo a partire dalla ideazione del manufatto da realizzare, quindi l'analisi di tipo progettuale, mano a mano si porta le idee e le attese progettuali verso il cantiere, quindi la gestione e la realizzazione del manufatto e la consegna del manufatto realizzato secondo le attese manifestate nei vari documenti contrattuali e progettuali precedentemente analizzati. Ora vediamo l'articolazione del corso in sintesi per poi descriverle meglio uno ad uno. A partire dalla definizione di ergotecnica come concetto e come contenuto, passeremo alla spiega, alla descrizione delle finalità del corso e appunto alla descrizione e articolazione dei vari argomenti trattati. La definizione di ergotecnica non è univoca se pensiamo che a partire da una concezione più etimologica e quindi la radice della parola ergotecnica possiamo avere diversi concetti sul contenuto. In termini prettamente tecnici o linguistici, l'ergotecnica contiene un insieme di strumenti e metodi che in realtà sono finalizzati al miglioramento del rapporto e della dialettica tra la produzione e gli attori che ne sono coinvolti e quindi riduzione dello sforzo mentale, fisico, eccetera, ma in realtà anche ottimizzazione del rapporto e quindi sempre a favore dell'uomo e sempre gestendo le parti produttive e quindi tutto il processo che, come dire, tiene in conto sia la quota parte degli operatori, quindi la manodopera umana e anche l'apporto di macchinari, attrezzature o comunque processi gestionali. La radice etimologica della parola ergotecnica risiede nella lingua greca. Ergo, infatti, significa lavoro. La parola tecnica deriva dalla parola tecne, che vuol dire più cose. In realtà, all'origine, voleva dire arte, cioè la capacità, dal punto di vista artistico, di eseguire una cosa. All'inizio, ovviamente, si trattava di opere di tipo artistico. Poi, mano a mano, si è trasformato in una concezione anche di tipo più operativo, tecnico, quindi nel senso di un mestiere o addirittura di capacità pratica. In realtà ergotecnica tenta di coniugare la capacità di fare, cioè il lavoro, con la capacità di organizzare attraverso anche aspetti non prettamente tecnici e ottimizzare il tutto finalizzando il processo al fine di garantire che il prodotto finale sia il più vicino possibile alle attese del progetto e comunque di quello che erano le desiderata di chi ha commissionato l'opera. In sintesi possiamo definire l'ergotecnica, nella concezione più attuale, come un insieme di strumenti e metodi finalizzati alla ottimizzazione per gli aspetti tecnici, economici e gestionali delle risorse. Le risorse di ogni genere, le risorse umane, manodopera, le risorse macchinari, le risorse di strumenti, eccetera. Quindi è un mondo abbastanza complesso che appunto deve tendere sempre due cose. La capacità di organizzare e gestire i processi progettuali e realizzativi in funzione delle risorse a disposizione. Non si tratta di dare il meglio, si tratta di ottenere il meglio possibile in funzione del contesto e delle condizioni economiche altre a disposizione. Cominciamo con l'articolazione e le finalità del corso. Le finalità, che sono diverse, possono essere raggruppate attraverso i vari argomenti che saranno trattati in due o tre gruppi. La finalità generale è appunto quella di fornire allo studente quella capacità
di analizzare e orientare le varie fasi del processo di giudizio a partire dal progetto verso la parte più ergotecnica, nel senso vero della parola, cioè quella di ingegnerizzazione delle problematiche che riguardano l'esecuzione e la gestione del progetto e delle fasi realizzative, per poi passare in realtà a che cosa? A un percorso che mette in atto aspetti di tipo ideativo progettuale nei confronti degli aspetti di organizzazione e gestione di ciò che dovranno essere dopo le risorse e le capacità anche operative in cantiere. Quindi parliamo di un percorso trasversale lungo tutto il processo edilizio che parte appunto dall'ideazione e finisce in cantiere. L'articolazione del corso, come accennavo, è complessa e abbastanza, come dire, non facile, come dire, comprensione a prima vista, almeno per alcuni aspetti più innovativi come programmazione operativa, come capacità di coniugare appunto aspetti economici con contesti specifici, eccetera. Vediamoli però in modo più sistematico. Dopo l'introduzione, ovviamente, partiamo da una fase importantissima che è alla base di qualsiasi processo di realizzazione, cioè gli appalti. Saranno trattati gli appalti sia pubblici che privati con una enfatizzazione, con un approfondimento specialmente per le opere pubbliche che sono, almeno in Italia, maggiormente sia normate sia organizzate al fine di tutelare, visto che si tratta di appalti pubblici, la committenza pubblica e anche lì ottimizzare il rapporto tra i vari attori del processo. Il primo argomento che riguarda l'oggetto da realizzare vero e proprio è quello della progettazione. Parliamo di livelli di progettazione intesi come diverse fasi ideative che si distinguono tra di loro per due aspetti. Uno è il contenuto, la natura delle informazioni contenute nei vari elaborati progettuali ai tre livelli che vedremo. L'altro è forse ancora più importante al fine della gestione e della realizzazione, è il livello, è il grado di dettaglio. Man mano che ci avviciniamo verso il cantiere, aumenta ovviamente il grado di dettaglio e quindi il monte di informazioni necessarie per poter facilitare il passaggio dal progetto disegnato a quello da realizzare. Per poter ottimizzare questo passaggio, parliamo anche di validazione dei progetti come una fase di specie di certificazione che mira principalmente all'ottimizzazione delle attese del progetto, ma ancor più all'evidenziare lacune o addirittura patologie che nascono già col progetto al fine di correggerle, modificarle e migliorarle verso un progetto esecutivo che possa facilitare appunto la realizzazione dopo. La fase finale riguarda le vicende in cantiere, cioè la progettazione operativa come ultimo momento progettuale che deve rendere il progetto cantierabile, dotarlo di strumenti operativi e renderlo più univoco, visto che si sta avvicinando al luogo dell'esecuzione, e attraverso la programmazione operativa e l'inserimento, integrazione e sicurezza di cantiere possiamo completare questa fase di progettazione e programmazione. Inoltre, saranno dopo trattati argomenti di tipo prettamente cantieristico. La gestione dei cantieri, in primo, attraverso l'ottica della committenza. La committenza ha in cantiere due attori in rappresentanza dello stesso, cioè la direzione dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Sono due figure, come vedrete, abbastanza, come dire, complementari con la necessità di enfatizzare la sinergia che devono averci questi due operatori al fine di ottimizzare la gestione in cantiere, in sicurezza, ma anche in conformità a quello che sono previste e le attese del progetto. La progettazione in cantiere è una cosa, magari in Italia, innovativa, nel senso di non parlare soltanto di organizzazione del cantiere, ovvero come organizzare, almeno peggio, le varie fasi realizzative, ma di concepire lo stesso cantiere come luogo da progettare e quindi organizzare gli spazi e gli oggetti da collocare mano a mano che il cantiere avanza in situazioni ottimali. Per completare il corso parleremo di alcuni argomenti, alcune tematiche interessanti a mio avviso, cioè grandi strutture spaziali come testimonianza dell'evoluzione tecnica e tecnologica nel tempo attraverso l'illustrazione del progetto e
delle fasi realizzative di esempi sparsi in tutto il mondo, Empire State Building, piuttosto che altri oggetti famosi, per finire addirittura con un oggetto attualissimo che sono le Olimpiadi di Pechino. Italia, che è connotata da tanto patrimonio storico-artistico, non può non trattare appunto tutti questi argomenti nei contesti specifici di cantiere di recupero e restauro. In particolar modo, oltre che la capacità di gestire quei cantieri in termini di ottimizzazione delle risorse, eccetera, non dobbiamo dimenticare che non può essere mai a discapito del valore storico-artistico, quindi prevedere le procedure di gestione e di esecuzione dei lavori in quei cantieri in modo da non danneggiare gli oggetti che andiamo a recuperare o restaurare. L'organizzazione dei cantieri in genere è l'abbinamento tra il cantiere e le attrezzature macchinari di cantiere è un aspetto abbastanza importante della biblioteca, perché stiamo parlando sempre di più di impiego di macchinari e attrezzature particolari per certe lavorazioni. Il tasso di meccanizzazione dei cantieri è in aumento, specialmente per cantieri di un tipo infrastrutturale e opere civili di una certa dimensione, e quindi questo abbinamento tra la capacità di organizzare i cantieri e anche gestire almeno al meglio i macchinari e attrezzature può dare uno spunto ai futuri gestori del processo come deve essere affrontata, anche in termini, per esempio, di mettere in rapporto la produttività in cantiere a fronte ai costi e così via. Appalti pubblici e privati, come dicevo, è il primo argomento. Sarà trattato dal professor Giuseppe Rusconi, avvocato, professore incaricato poi Politecnico di Milano. Il contratto di appalto, senza entrare in dettaglio che sentirete a lezione, è alla base di qualsiasi intervento, quindi specialmente per i lavori pubblici dove c'è una normativa molto approfondita e vasta, si cercherà di far capire qual è il ruolo degli attori a partire dalla committenza e nella parte pubblica e committenza pubblica per avviare il processo di progettazione e gestione del manufatto da realizzare nei modi migliori. Non dimentichiamo che quando parliamo alla fase finale esecutiva, lì ci sono dei problemi, tant'è vero, senza citare dei numeri, in tanti casi il tasso di contenzioso, ovvero di dissidio tra la committenza e i vari realizzatori, quindi a partire dall'impresa generale, finisce in situazioni di non perfetta armonia. Quindi meglio è il modo di gestire gli appalti già da prima, quindi con individuazione di parametri certi e univoci per i patti da mettere a contratto tra le parti, e dopo ovviamente dare, in base alle normative vigenti, delle indicazioni come deve essere gestito tutto il processo anche attraverso il modo della gestione di appalti. Il secondo argomento è quello della progettazione vera e propria. Il professor Reant Boltri del Politecnico di Milano tratterà la progettazione con le varie, diciamo, i vari aspetti e sfaccettature. Prima di arrivare ai tre livelli ufficiali di progettazione previste dalla legge vigente in materia di opere pubbliche, sarà tutto, diciamo, avviato come approccio alla progettazione il concetto del sistema edificio o opera da realizzare, la capacità di capire il rapporto tra le parti e l'insieme dell'oggetto da realizzare, e poi ogni fase, ogni livello di progettazione deve essere, come dire, messaggero, portatore di informazioni utili per quella fase. La prima fase è quella della concessione edilizia o comunque dell'approvazione del progetto. Mano a mano che andiamo avanti aumenta, come dicevo già nell'introduzione, il livello di dettaglio, e quindi dobbiamo sempre pensare il progetto come quell'insieme di documenti grafici e non soltanto finalizzati al buon avvio della realizzazione futura. La validazione come fase intermedia tra fine progettazione e inizio esecuzione è appunto quella, a parte la definizione, è quell'insieme di procedure di validazione miranti a validare, ma oltre alla validazione anche a migliorare la qualità a partire dalle fasi preliminari di progettazione per arrivare al progetto esecutivo già corretto, fra virgolette, o comunque portatore di modifiche utili per dopo passare in cantiere.
Il tutto sarà supportato da casi di studi che spiegheranno come è possibile validare e come è possibile facilitare il passaggio del progetto validato verso il cantiere. La procedura operativa. Questo modulo sarà affrontato a tratto da me e dal professor Giuseppe Di Giuda. Ci saranno diversi argomenti all'interno di questo modulo. Intanto l'approccio iniziale che vedete parla di integrazione e gestione della sicurezza. Non si può concepire un progetto, e a maggior ragione quello operativo, quindi mirante a gestire le operazioni in cantiere, se non con l'integrazione della qualità e della sicurezza. Quindi la qualità non è una cosa in più da mettere nel progetto, la qualità fa parte del progetto, quindi le scelte e le decisioni di tipo procedurale devono essere da subito prese anche in materia di sicurezza. Quindi, per capire meglio questo concetto, metteremo a confronto il progetto in una specie di dialettica, regime dialettico con le fasi realizzative. Come dire, com'è che si può migliorare sempre ciò che è stato previsto in fase progettuale in funzione delle condizioni specifiche del contesto di realizzazione dell'intervento. Per poter facilitare tutto ciò faremo ricorso all'informazione tecnica ed ergotecnica, tecnica in generale sui prodotti che saranno impiegati e utilizzati nella realizzazione. Ergotecnica è una ulteriore estrapolazione e approfondimento di aspetti ergotecnici, ovvero di quegli aspetti utili nel ottimizzare appunto l'uso di strumenti, manodopera e elementi che partecipano, che concorrono alla realizzazione. Cronaca di ordinaria non sicurezza è così per evidenziare come stanno andando non troppo bene le cose attualmente in cantiere, per non tanto criticare quello che si sente, quello che si vede, ma per migliorarne e trarne, le conseguenze, per far meglio per prossimi progetti e prossima realizzazione. Non da dimenticare che, quando dicevo prima, che l'Italia è piena di oggetti e di manufatti che hanno una storia e anche un valore artistico, tutto ciò che è gestione e manutenzione del realizzato esistente acquista un valore secondo me importante, e quindi il progetto operativo non soltanto per la realizzazione ma anche per futuri interventi sull'esistente, futuri interventi sia su quello che stiamo realizzando ora attraverso questo progetto ma anche futuri interventi sul progresso su edifici e monumenti e siti archeologici, cioè la storia, per migliorarne appunto la gestione ma anche tenendo conto degli aspetti peculiari di quei siti o manufatti particolari. Ciò può essere aiutato, può essere facilitato attraverso uno studio puntuale dei requisiti di qualità operativa e quindi di capire in concreto qual è il passaggio dalle attese progettuali alla realizzazione e quindi cantiere eccetera. La procedura operativa alla fine parla di ottimizzazione del progetto, riduzione del rischio, sono cose abbinate attraverso quelle che c'è già l'integrazione della sicurezza nell'ambito della progettazione operativa. È ovvio che deve essere anche portatore di informazioni di progetto operativo, anche per esempio per facilitare la fase ultima del progetto, quello realmente eseguito, che si chiama ESBIL, cioè così come è stato realizzato il manufatto. L'obiettivo, in realtà nella descrizione abbiamo già parlato degli obiettivi principali, ma comunque in generale è quello di mettere assieme più strumenti e metodi che partono dalla progettazione operativa e finiscono nella progettazione e informazioni che sono utili per appunto facilitare da un lato il passaggio del progetto in cantiere e dall'altra parte la gestione stessa in cantiere delle varie fasi operative. Il trasferimento cosiddetto, cioè il passaggio verso il cantiere, ovviamente vuol dire che il progetto operativo non è finalizzato a se stesso, ma è una specie di volano, una specie di interfaccia tra le varie parti progettuali e la realizzazione. A mio avviso è uno strumento anche contrattuale da evidenziare nei rapporti tra la committenza e l'impresa o imprese subappaltatrici, eccetera. Come argomento complementare e utile alla progettazione operativa è la programmazione operativa. Anche questo modulo sarà trattato da me e dal professor Di Giuda, dove spiegheremo le motivazioni, perché programmare, perché non vanno bene le cose senza programmazione, con ovviamente descrizioni di varie tecniche a partire da PBS, VBS, ora non mi dilungo nel dettaglio, ma spiegando che approcciandosi nel modo corretto si possa ottenere risultati migliori non aumentando la spesa, perché tutto sta ovviamente nell'ottimizzare il giusto equilibrio tra
le attese del progetto, le capacità realizzative e mantenendo un giusto livello di spesa. La programmazione quindi può essere effettuata ed eseguita con più approcci, di cui vedrete durante le lezioni specifiche, e alla fine in realtà serve anche per l'allocazione delle risorse e nello stabilire del rapporto tra committenza e impresa attraverso il SAL, cioè stato avanzamento lavori, che deve essere riscontrato sul programma e quindi il programma stesso è oggetto di modifiche in caso che non venga rispettato durante le fasi realizzative. Un caso di studio, diciamo, spiegherà meglio questi concetti in termini pratici e applicativi. L'obiettivo, in sintesi, è quello di facilitare la gestione e organizzazione del processo di progettazione e costruzione, se vogliamo così sintetizzarlo. Cioè, è uno strumento ulteriore, insieme con la progettazione operativa, che mette appunto in luce tutto ciò che è possibile fare, ovvero il meglio in funzione del contesto di intervento. Vabbè, esemplificazioni e casi di studio ovviamente completano il percorso teorico e quindi, come dire, rafforzamento delle conoscenze dello studente futuro tecnico di cantiere e di progettazione e comunque gestore di fasi di processo edilizio. La sicurezza, come dicevamo, deve essere integrata, ma questo piccolo modulo di 2 ore sull'evoluzione normativa è interessante in quanto ripercorre l'evoluzione vera e propria in Italia e in Europa negli ultimi 100 anni, cioè in Italia dal punto di vista proprio dell'evoluzione, capire da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Attualmente, vedete qui c'è scritto da codice del 1865 addirittura, quindi siamo a più di 100 anni. Dove siamo arrivati è interessante perché la cosiddetta fonte europea, di cui l'Italia fa parte ovviamente tra i 12 paesi fondatori della Comunità Economica Europea, è che ha cambiato tutta la concezione perché non siamo più a livello di norme tecniche di tipo prescrittivo, ma abbiamo ora il dovere di valutare i rischi, cioè la valutazione, che vuol dire tener conto delle reali condizioni del cantiere. Nell'ambito di gestione del cantiere ci sarà un modulo gestito dal professor Giuseppe Di Giuda che riguarda appunto il ruolo degli operatori principi in rappresentanza della committenza in cantiere, cioè direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione. Quindi c'è tutto il ruolo delle figure, l'organizzazione, il rapporto tra di loro e tra loro e l'impresa e così via. Attraverso un caso di studio capiremo meglio com'è che possa essere espletata e migliorato il rapporto tra appunto queste due figure, parte committenza, verso coloro che eseguono e devono stare tutti i giorni in cantiere. Questo modulo di gestione dei cantieri appunto è una cosa in più oltre alla progettazione e programmazione, ovvero deve evidenziare ovviamente le novità, l'innovazione della gestione, ma dall'altra parte deve anche, a mio avviso, rafforzare la sinergia e la capacità di agire in cantiere di questi due operatori, queste due figure lato lì, senza però staccare i ruoli e le parti, cioè devono attraverso questa sinergia dimostrare che si deve, sul fronte della rappresentanza e della committenza, essere presenti lungo tutto il processo di realizzazione con un processo continuo per far sì che, oltre che verificare e accertare la conformità del realizzato al progetto, anche le fasi stesse di realizzazione vengano gestite nel migliore dei modi. Vabbè, i cantieri temporanei e mobili, per la loro natura, i cantieri sono temporanei e mobili, questo vedrete in modo più specifico nelle lezioni. L'importanza del contesto, l'importanza di studiare l'impatto ambientale in tutti e due i sensi, dal cantiere verso l'ambiente circostante e dall'ambiente circostante verso il cantiere, quindi l'interferenza con il contesto in tutti i sensi, gli esempi che vedrete sono secondo me significativi. Poi, per finire, l'obiettivo di questo, diciamo, modulo è di, da un lato, determinare e definire i requisiti e le specificazioni che sono alla base della progettazione del cantiere, per dopo poter ovviamente
leggere in modo critico il contesto, capirne le caratteristiche peculiari per dopo passare alla gestione vera e propria. Quindi, attraverso una serie di esemplificazioni, capiremo meglio, momento per momento, cosa vuol dire tener conto di certi parametri a fronte a certi requisiti, che sono requisiti che riguardano la progettazione del cantiere. A completamento di questi argomenti un po' più hard dal punto di vista di ergotecnica, ora passiamo a un modulo a mio avviso interessante culturalmente, cioè le grandi strutture spaziali tenute dal professore Renato Laganà, professore di tecnologia dell'architettura alla facoltà di architettura di Reggio Calabria. Gli esempi, oltre che essere interessanti in sé, a mio avviso sono presentati in modo di far capire l'evoluzione che ha portato dalla concezione progettuale alla realizzazione. Non dimentichiamo che ci sono oggetti di diversi anni fa, cioè Crystal Palace è di più di 150 anni fa. Quindi voglio dire, oltre alle appropriate scelte tecnologiche, anche scelte, decisioni in merito all'organizzazione del cantiere e i mezzi da utilizzare per la realizzazione, a partire dalla natura, quindi tecnologia delle strutture, quindi acciaio, piuttosto che calcestruzzo, piuttosto che misto, piuttosto che altre strutture più leggere. Quindi è una rassegna, un repertorio di esempi analizzati e, come dire, filtrati attraverso gli aspetti ergotecnici, quindi progettazione, gestione del cantiere e realizzazione. Cantiere di recupero, come dicevamo già prima, l'importanza in Italia, che è il paese con il maggior patrimonio storico-artistico di monumenti e di opere d'arte, interessarsi in modo specifico di cantiere di recupero e restauro, a mio avviso, è importante proprio perché mirano a evidenziare questo rapporto, secondo me, tra passato e presente, nel senso di rispettare il passato come valore artistico e storico, introducendo nel presente tecniche e strumenti di gestione di questi cantieri, che possono essere siti archeologici piuttosto che manufatti, cioè edifici di valore storico, e quindi integrare attualmente cose storiche da salvaguardare con cosiddetti approcci metodologici più aggiornati e più attuali, quindi nel mondo del management. Locazione del cantiere vero e proprio, anche questo modo è tenuto dal professor Giuseppe Di Giuda, quindi qui però parliamo di nuovo di tre tipologie ben precise. Proprio per arricchire il contenuto di questo corso di ergotecnica e di infrastrutture, parliamo di cantiere di demolizione, che vuol dire che prima di costruire dove c'erano già delle esistenze bisogna demolire. Quindi oltre che a tecniche di demolizione, anche tutte le precauzioni in termini progettuali e organizzazione del cantiere, e quindi l'uso appropriato di strumenti e macchinari più idonei, cantieri edili e poi infrastrutturali. Quindi l'obiettivo è quello di mettere assieme a monte metodologie di intervento, quindi progettazione, programmazione, anche organizzazione. A valle c'è il discorso di capacità specifica di gestirli in cantiere, in modo di poter sempre valutare appunto il rapporto giusto tra quello che è l'organizzazione del cantiere e quelle che sono le varie fasi di vita del cantiere. Non dimentichiamo che il cantiere, a differenza di altri luoghi di produzione, è appunto temporaneo, è mobile, nel senso che ha tante fasi e un regime dinamico di passaggio da una fase all'altra senza preavviso, fra virgolette, certe volte. Quindi la capacità di introdurre nell'organizzazione del cantiere questo insieme, questa sinergia tra progetto, programma e organizzazione e progetto stesso del cantiere. Ovviamente la peculiarità del cantiere fa sì che un approfondimento verso i macchinari di cantiere è interessante. Questo modulo trattato da me e di nuovo con il professor Giuseppe Di Giuda parlerà di produttività dei macchinari, cioè tenteremo di far capire che i macchinari possono produrre di più o di meno in certi contesti, a partire da una certa tipologia di macchinario che deve essere scelta in base a certi criteri. I costi di macchinari, qui voglio precisare che una cosa interessante è mettere assieme, a confronto, la capacità produttiva di un macchinario con i suoi costi. Quindi capire quanto mi costa il prodotto finale realizzato da questa macchina in termini unitari o globali, proprio per poter effettuare una scelta
oltre che per motivi operativi e organizzativi, e quindi anche tenendo conto del contesto in sé, anche a fronte a aspetti di tipo cosiddetto economico. Questi criteri di scelta, a mio avviso, sono importanti in quanto si tratta dopo di capire se io vado a scegliere un macchinario in funzione delle mie esigenze, in funzione del cantiere, eccetera, ovvero vado a investire dei soldi per acquistarli. Investimento vuol dire costo di ammortamento a fronte al mondo del noleggio, nolo. Cioè questo dualismo tra la possibilità di noleggiare lì hanno tutte e due ovviamente pro e contro. In generale, attualmente l'impresa, che ormai è molto ridotta come quantità e qualità nei confronti del passato, sempre più si passa dal avere nel proprio parco macchine una specie di repertorio di macchinari propri verso il regime di nolo, cioè in funzione del cantiere specifico e dell'intervento da realizzare vengono noleggiati per il periodo necessario dei macchinari i più appropriati e più convenienti ovviamente dal punto di vista produzione e costi. Vedremo appunto, per rafforzare questo concetto, un esempio di calcolo di ammortamento, cos'è ammortamento, e per capire meglio la natura e le caratteristiche peculiari delle macchine più presenti in cantieri edili, civili e infrastrutturali, vedrete una rassegna con analisi puntuale di macchine in movimento terra, mezzi in movimentazione aerea in tutti i tipi, produzione getto e cacciestruzzi, perché il cacciestruzzo per noi è la materia prima principale per certo tipo di opere da realizzare. L'obiettivo, come anticipavo già, è sempre mettere assieme criteri di tipo ergotecnico e produttivo e operativo a fronte ai costi di gestione, che possono essere costi di investimento piuttosto che nolo, eccetera. Quindi questo dualismo, ripeto, è importante in quanto a favore dell'acquisto è avere in proprio e quindi senza aver sempre bisogno di ricorrere all'esterno. A sfavore è il fatto che non è detto che al variare del contesto di intervento lo stesso macchinario sia il più idoneo per tipologia, per dimensione, per capacità produttive. Il modulo si chiude con questa rassegna che anticipavo, perché è importante capire attualmente nel mondo reale di cantieri, edili, civili e infrastrutturali, quali sono i macchinari più utilizzati, quali sono le loro caratteristiche, quali sono i modi migliori di gestirli, quindi per sceglierli. In conclusione dell'introduzione al corso di ergotecnia edile delle infrastrutture, vorrei sintetizzare sia gli argomenti, sia soffermarmi sul vero significato del termine ergotecnica. Per quanto riguarda gli argomenti, vorrei ricordare che abbiamo affrontato argomenti che ripercorrono lungo tutto il processo edilizio e in particolar modo si è tentato, oltre che alla descrizione dei singoli argomenti e tematiche da esporre, abbiamo tentato appunto di legarli attraverso un filo conduttore di tipo ergotecnico, che vuol dire essere capaci di analizzare, individuare le caratteristiche peculiari di ogni fase del processo edilizio, legarla agli operatori che devono appunto eseguirli o comunque parteciparvi e, ancora più importante, creare una specie di rete virtuosa di sinergia tra gli operatori e le fasi a cui vengono chiamati a partecipare. Quindi, a partire dagli appalti come primo strumento in mano alla committenza di individuare gli indirizzi e modalità di gestione dell'intervento da realizzare, passiamo alla progettazione articolata per più fasi, sia per complessità di contenuto, sia per ruolo nell'ambito del processo, nei rapporti tra committenza e realizzatore, quindi impresa, soprattutto, eccetera, e ancora più importante, sia per il contenuto utile all'esecuzione dell'opera. Quindi mano a mano che aumenta la complessità e il grado di dettaglio del progetto, aumenta anche l'università o comunque rendiamo più facile il trasferimento della tesi progettuale verso il cantiere. Per facilitare questo passaggio abbiamo parlato di validazione del progetto come strumento sia di miglioramento della progettazione stessa come contenuto, sia come una specie di certificazione in quanto serve a stabilire i rapporti tra la committenza e i futuri concorrenti, che poi uno di loro, con quella gara d'appalto, qualcuno realizzerà l'oggetto
di gara d'appalto. Per quanto riguarda le fasi successive, parliamo di ultimo momento della progettazione, ovvero quello non previsto nell'ordinamento normativo in Italia, ma che a mio avviso è importantissimo, e mi riferisco in particolar modo alla progettazione operativa. La progettazione operativa ha più caratteristiche peculiari. Oltre che dotare l'operatore di strumenti effettivi come e quando o con quali mezzi eseguire le varie parti del manufatto previsto dal progetto, è anche uno strumento che rende più ottimale la scelta tra diverse alternative in termini di risorse umane, manodopera, scelta dei macchinari, organizzazione di ciò che accadrà, quindi capacità di prefigurare scenari operativi i più appropriati in funzione del contesto e in funzione della tesi del progetto. Quindi una specie di bilancio complessivo che rende, che facilita il passaggio attraverso la cantierizzazione del progetto stesso. Da questo progetto operativo si è passati alla programmazione dei lavori, ovvero il complemento in termini operativi dal punto di vista gestionale, oltre a dire come realizzare, anche quando e come, e dal punto di vista temporale e delle risorse, anche il grado, io oserei dire, di intensità d'uso di risorse durante il procedere delle fasi di realizzazione. La programmazione funge anche da strumento, come avevo già fatto cenno, di contratto tra il committente e il realizzatore per quanto riguarda la liquidazione economica delle varie fasi di avanzamento dei lavori. Poi, per concludere, abbiamo approfondito le tematiche di cantiere, cioè il progetto di cantiere come concetto di base alla quale qualsiasi impresa o comunque insieme di operatori in cantiere dovranno attenersi, cioè non è più un'aggregazione casuale di operatori, subappaltatori, imprese, imprese specialistiche eccetera, ma un modo organizzato di decidere chi, come e quando dovrà essere in cantiere in funzione del progetto operativo e del programma di lavori, e quindi redigere una specie di progetto del cantiere anche in termini di logistica, con la differenza che non è un progetto statico, quanto con l'avanzamento di lavori in cantiere bisognerà progettare più volte l'assetto logistico e fisico ambientale del cantiere stesso. Gli esempi di situazioni di cantiere particolari, sia come testimonianze del passato, sia come testimonianze del presente attraverso cantieri particolari, demolizioni, piuttosto che ponti, piuttosto che infrastrutture, evidenzia l'importanza di strumenti tecnici e gestionali, proprio finalizzandoli alla facilitazione di intanto analizzare e conoscere il contenuto dei vari, diciamo, oggetti a realizzare, e in più facilitare, quindi meglio gestire le vicende in cantiere, dove la natura stessa del cantiere varia in funzione della natura dell'oggetto di realizzare. Ovviamente un ponte non è paragonabile alla ristrutturazione di un sottotetto, come una infrastruttura per sua natura è molto più mobile sul territorio, molto più presente su fette diverse del territorio, quindi c'è il problema di interfacciarsi con contesti diversi, a differenza di un cantiere piccolo localizzato in un certo posto, che una volta analizzato il rapporto e quindi l'impatto ambientale di quel cantiere, siamo più certi sugli esiti delle scelte. Per finire, abbiamo visto appunto il rapporto tra la capacità di produrre, quindi analisi puntuale di macchinari più presenti in cantiere nei comparti civili, edili e infrastrutturali, e quindi con la conoscenza delle proprie caratteristiche peculiari in termini produttivi, ma non dimenticando che tutto deve essere vagliato e quindi deciso in funzione dell'impegno economico. L'impegno economico che può passare attraverso l'investimento vero e proprio, quindi l'ammortamento come costo annuale da sostenere, o volta per volta ricorre al sistema di nolo, cioè prendere a noleggio dei macchinari utili per un periodo specifico durante il percorso complessivo di realizzazione di cantiere, e quindi decidere quando e come utilizzare. Fra l'altro, nolo e acquisto riguardo i macchinari, ma anche in termini operativi viene in mente che è interessante capire che, per esempio, per la realizzazione di opere in cemento armato, la stessa scelta, e lo vedrete durante la lezione specifica, la stessa scelta di fare ricorso al confezionamento del calcestruzzo in cantiere piuttosto che
utilizzare calcestruzzo confezionato in stabilimento e poi arrivato con l'autobetoniera e poi gettato con la benda piuttosto che con la pompa, hanno implicazioni sia di tipo economico ma ancora più di tipo organizzativo e gestionale del cantiere stesso. Per finire vorrei riportare di nuovo in sintesi il contenuto della una delle prime diapositive che sintetizzava alla fine la definizione. L'ergotecnica, appunto, è quell'insieme di strumenti e metodi che devono essi stessi essere scelti in modo più appropriato per l'intervento specifico, miranti ad ottimizzare le risorse, tutti i tipi di risorse economiche, manodopera e capacità gestionale in funzione delle condizioni del contesto. Quale contesto? Tecnico ovviamente, economico in termini proprio di vincolo economico, ma gestionale, cioè capacità di management più appropriato in funzione degli strumenti scelti. Quindi, concluderei dicendo che questo corso, che è stato articolato e fallato, ringrazio fin da ora tutti i miei collaboratori che hanno partecipato all'esposizione e illustrazione di tematiche che, a mio avviso, di altissimo contenuto tecnico e scientifico, oltre che di strumenti utili per la formazione di futuri ingegneri civili ed edili. Spero che il corso che sta per iniziare per voi sarà proficuo e auguro a tutti buon lavoro.